Ma dove stai andando con tutte queste riviste? Le sto andando a buttare via. Come a buttare via? Abbiamo un'edicola e buttiamo via le riviste. Cos'è? Abbiamo vinto il Super Enalotto. Tu mi stai nascondendo qualcosa. No, guarda che se c'è qualcuno che nasconde qualcosa non sono certo io. Sai dove le ho trovate? No. Neanch'io. Le ho trovate per caso dove le ha messe qualcuno che non doveva metterle. Le ore insieme a orologi da polso. E le ore non esce più dal 96. In sella? La rivista dei motociclisti, eh? Insieme a cavalli e cavalieri. E donne in forma nascoste dietro a dove? Vabbè, allora se deve essere colpa mia, dillo! Cioè, non solo devo fare tutto a casa e tenere in ordine, ma anche qui devo pensare a tutto io! No, no, tesoro, non è colpa tua. È che stavo parlando in generale. Il generale Custer, siamo io e te qui. Appunto, magari mi sono distratto anch'io. Comunque, sono vecchie e scadute e non possiamo metterle nelle rese. Quindi l'unica cosa che ci resta da fare è portarle al cassonetto della carta. Tanto, possiamo compilare l'autocertificazione per la distruzione delle merci. Oh, fino a un valore di 10.000 euro l'anno, calcolando il prezzo delle pubblicazioni che abbiamo pagato al distributore locale. Così facendo, possiamo dedurle come spese in contabilità, dichiarando un reddito inferiore nella dichiarazione dei redditi. Ho scaricato il modulo dal sito Snag, alla voce documenti. Allora non c'è problema, aspetta un attimo. Prendi anche questo pacco di riviste che ho trovato nascosto nel box non so da chi. Ma tanto ormai c'è l'autocertificazione. Non farti male, amore?